Siamo a Roma per la presentazione del nuovo Suzuki Bargman 650 2013, che dopo 10 anni si rinnova completamente, soprattutto nel design, con linee più morbide e filanti. Il Bargman è sempre stato famoso per il suo comfort ed infatti ritroviamo la sella a due piani con dimensioni da poltrona. La capacità di carico vede un vano sottosella da ben 50 litri. In questo, infatti, possono entrare tranquillamente due caschi integrali. Nel retroscudo abbiamo poi tre vani portaoggetti. Il propulsore è il collaudato bicilindrico parallelo da 638 cm cubici, affinato negli anni e dotato di iniezione elettronica. I tecnici hanno però apportato diverse migliorie all'interno del motore. Si è infatti lavorato per ridurre le perdite per attrito. Obiettivo: abbassare i consumi del 15%. Per raggiungere questo risultato è poi stata aggiornata anche la trasmissione, che ripropone il medesimo schema precedente. Con un selettore al manubrio è possibile scegliere tra le modalità di guida con cambio totalmente automatico o manuale. Scegliendo la trasmissione automatica si può optare tra la guida in drive e quella in sport. Il telaio è in tubi d'acciaio ed è stato ridisegnato nella parte posteriore. Così facendo, il Bargman riesce ad offrire linee più filanti e affusolate nella parte posteriore. La casa di Hamamatsu ha poi pensato di equipaggiare il nuovo Bargman 650 di una nuova versione di impianto antibloccaggio ABS, più leggero di oltre il 55% rispetto al precedente modello. Nuovi anche i dischi dei freni, ora con montaggio flottante. Due le versioni, base ed executive, con quest'ultimo modello equipaggiato anche con manopole riscaldabili, schienalino per il passeggero e sella completamente riscaldabile. Un po' difficile da spostare da fermo, per via del peso, il Bargman 650 una volta in movimento conferma le doti della precedente versione. Stabilità, sensazione di sicurezza e soprattutto tanto comfort. Esteticamente i designer Suzuki hanno svecchiato un progetto che iniziava a sentire il peso degli anni. Ora è più piacevole da guidare, le buche vengono filtrate senza problemi, lo scooter è stabile in curva e quando si devono tirare i freni i comandi rispondono pronti. Buona la taratura dell'ABS, soprattutto per l'anteriore. Il propulsore è una conferma. In drive fa tutto quello che deve fare. In power offre potenza a sufficienza per uscire dalle curve e affrontare le salite. Insomma, il Bargman 650 è stato migliorato, mantenendo quel family feeling che da sempre lo distingue come un maxi scooter poliedrico. Arriverà nelle concessionarie ad inizio aprile, ad un prezzo molto interessante, una promozione che durerà fino al 31 di maggio. 9.990 euro per la versione base e 10.490 euro per la versione executive, quella più accessoriata.